È dal terziario che proviene il 75% della ricchezza prodotta in Toscana, con 77 miliardi di euro, e il 64% dell'occupazione, con 718.000 lavoratori impiegati. Si tratta di un settore composito, quello di commercio, turismo e servizi, rappresentato oggi da 114.000 aziende di media, piccola e piccolissima dimensione, che da sole rappresentano il 58% del totale delle imprese esistenti nella regione. Questo è il quadro generale emerso dall'indagine realizzata da Format Research per Confcommercio Toscana, presentato al Teatro Petrarca di Arezzo durante gli Stati Generali del Commercio. Oggi abbiamo una partita da giocare, ed è quella del sostegno delle aree interne, dei piccoli borghi, di quella Toscana diffusa che sta progressivamente perdendo spazio, perdendo identità, perdendo opportunità per consolidare l'identità di questa regione. Il cubo di Rubik è l'immagine simbolo scelta per l'evento per rappresentare le tante sfide che aspettano il settore, che adesso richiede a gran voce più attenzione e misure di sostegno. C'è poca attenzione da parte dello Stato, c'è poca attenzione da parte degli enti pubblici, perché c'è questa errata convinzione che l'economia sia ancora fondata sulla produzione. Non lo dico con soddisfazione, lo dico con rammarico, ma non è così. Il nostro non è più un paese a prevalente vocazione produttiva, il nostro è un paese a prevalente vocazione del terziario, quindi il commercio, il turismo dei servizi. E non tenerne conto è un errore fondamentale, perché si sbagliano le soluzioni per i problemi. Nell'Aretino si registra un preoccupante saldo negativo tra imprese nate e chiuse, un bilancio dovuto in particolar modo al commercio al dettaglio. In 10 anni sono circa 400 le aziende chiuse. Quando si spegne un'insegna è un pezzo della città che muore, e quindi bisogna fare di tutto perché le città continuino a vivere sicure, a vivere illuminate, a vivere gioiose, a vivere questo passaggio che attraverso una vetrina illuminata costituisce serenità, costituisce fiducia. Di contro sale il settore del turismo, che si configura come una vera e propria eccellenza del territorio aretino, con un più 18%, ottima anche la performance dei servizi, più 14% dal 2010 al 2019.